incontro con le associazioni di categoria quest'oggi per verificare la possibilità di rendere pedonalizzabile un tratto di via Trento. Assolutamente, su questo devo ringraziare i consiglieri che mi hanno coinvolto in questa iniziativa e la proposta è tutta loro, quindi mi fa piacere coinvolgere, sono il consigliere Polverino, Scannapieco, Felice Santoro ed era presente al tavolo anche il consigliere Galdi. Abbiamo chiaramente chiamato tutte le associazioni di categoria perché tutti gli strumenti da mettere in campo per sollevare e dare un respiro ai commercianti della zona orientale bisogna farlo. È stata una proficua riunione, ci siamo aggiornati a lunedì prossimo convocando anche i colleghi della mobilità e il comandante dei vigili urbani per vedere la fattibilità della chiusura al traffico di quella zona pedonale che possa riguardare sia nel periodo delle luci o sia il periodo direttamente successivo. È dunque una proposta ancora da definire. Stiamo discutendo, dobbiamo lavorare, mi piace dire quando la proposta è concreta e si è vista tutta la fattibilità. Credo che sicuramente agiremo, e questa è la volontà dell'amministrazione e dei colleghi consiglieri, e ho trovato grande disponibilità da parte delle associazioni di categoria, le quali le ringrazio doppiamente. Ringrazio per essere stati presenti, li ringrazio per tutto quello che è stato detto del lavoro che hanno fatto per quanto riguarda luci d'artista, perché chiaramente fare sinergia e rete tra associazione di categoria, i cittadini e l'amministrazione ritengo sia un bene per tutti i commercianti e per tutti i cittadini. I commercianti temono ingorghi di traffico, però se non c'è una mobilità alternativa valida e soprattutto in assenza di parcheggi temono una riduzione della clientela qualora ci fosse l'isola pedonale. Devo dire che la zona orientale sono coperti perché hanno un parcheggio di via Flacco con un 0,50 centesimi all'ora che dà loro ampio respiro, e devo dire che sulle passeggiate che mi faccio in modo piacevolissimo perché ricordano la mia fanciullezza nella zona orientale, da questo punto di vista sui parcheggi, voglio dire, sono abbastanza coperti. Chiaramente si può fare sempre di più e meglio, lavoriamo costantemente, giornalieramente per loro. Voglio dire, ripeto, chi mi conosce sa che sono uno che lo faccio per passione, perché ci credo, perché sono salernitano e mi piace avere questo feeling continuo con i commercianti e con le associazioni di categoria. Assessore, quando c'è una data per le operazioni di montaggio di luci d'artista? Allora, le operazioni di montaggio credo che quasi sicuramente inizieranno domani. Da questo punto di vista sono contento che inizieranno. Ho visto parlare tanto la stampa, ho visto soprattutto parlare i cittadini e i commercianti che quando passeggiavo in questi giorni mi dicevano tutti, anche alcuni che erano casomai contrari o un po' più asti nei confronti delle luci, dire assessore quanto iniziamo? E io dicevo ma come, tu non eri contrario? Chiaramente, simpaticamente, al di là di tutto devo dire, devo ringraziare tutti i colleghi di giunta che questo atto deliberativo hanno preso la responsabilità di andare avanti, perché riteniamo che deve sempre prevalere l'interesse pubblico e che quindi luce sia, le luci si devono accendere. E ancora di più mi sono convinto, guardi, voglio raccontare questo aneddoto simpatico. L'altro giorno sono sceso di casa, al cantiere Sorrento c'erano i pinguini che rimangono in un deposito lì, vengono cacciati. Mia figlia ha visto i pinguini, oh papà i pinguini, ho detto guarda non sono vivi, voglio dire. E quindi questo mi ha fatto pensare che la scelta del presidente De Luca di 11 anni fa, e questo per il 12° anno, è stata una scelta vincente che ci porta tanto turismo non solo sul periodo di Natale, ma fa venire e far conoscere Salerno ovunque e fa sì che ci siano tanti turisti anche nella stagione estiva. Dopodiché sicuramente qualcuno dice che ci sta qualche ingorgo, un po' di sacrificio, i parcheggi. Innanzitutto credo che l'anno scorso il piano di mobilità, iniziative che portano persone anche durante la settimana, anche quest'anno avremo tante iniziative, quindi dove la giunta è stata completa, come la mostra di Leonardo, che sarà a Palazzo Froscione, che inizierà il 4 novembre, che sarà, voglio dire, rimarrà per 3 mesi, per tutto il periodo delle luci, e quindi andiamo a elevare, migliorare la qualità e la cultura dell'offerta e differenziarla. Da questo punto di vista ci sarà un piccolo disagio come al solito, ma io preferisco una città viva, illuminata, e qualcuno che dice ma non sono luci d'artista, io dico sono luci,
e in ognuno di noi c'è dell'artistico. Io ritengo che quelli siano luci d'artista. A prescindere dunque dall'esito del TAR, si va avanti con il montaggio. A questo punto viene da pensare che sia la Iren sia la Blanchard a montare, perché l'esito sarà l'uno o l'altro. Si va avanti, si pensa a destagionalizzare ancora di più l'evento, magari a portarlo in avanti fino al mese di febbraio, di marzo? Io non credo che lo destagionalizzeremo, perché penso che nel periodo così come è stato concepito sia un format vincente. Noi stiamo già lavorando per far sì che a Salerno ci siano altre iniziative in un periodo differente dell'anno, e quest'anno vedremo delle iniziative che riguarderanno anche la zona orientale della città. Su questo devo ringraziare le associazioni di categoria e come l'associazione anche di tutte le associazioni dell'artigianato, che quest'anno hanno proposto un'iniziativa, ne parleremo più avanti, che riguarderà appunto la zona orientale, e devo ringraziare una ritrovata collaborazione istituzionale grazie alla giunta camerale e al presidente Prete. E come mi piace sempre dire, quando ci sta unione di intenti, collaborazione tra gli enti, le cose si fanno, e molte volte si fanno anche bene. Per la ruota? Per la ruota panoramica siamo pronti, c'è una manifestazione di pubblico interesse, credo si finirà il 23 ottobre, si apriranno le buste, e che vinca il migliore. L'importante è che dall'11 novembre ci sia quest'altro attrattore a far divertire non solo i tanti amici della provincia o i tanti amici delle altre regioni, ma soprattutto i nostri concittadini, perché Salerno possa crescere sempre di più e divenire sempre di più la Salerno del buon vivere.